Street Photography. Oggi parleremo dei confini della street photography, delle definizioni della street photography e come di alcune volte alcune indicazioni, ovviamente non scritte, della street photography possono andare a limitare quella che è poi la libertà espressiva in quest'arte, per me arte barra cultura. E quindi nell'arte della street photography quelli che sono dei concetti cardine che alcune volte sono limitativi del nostro modo di esprimerci con la macchina fotografica. È un aspetto secondo me molto importante per chi poi si vuole avvicinare a questo mondo. È ovvio, non è che possiamo fare tutto quello che ci viene in mente, ma sicuramente dobbiamo ben interpretare quelle che sono delle regole canoniche che magari non sono scritte e che alcune volte invece appunto limitano la nostra modalità di espressione. E lo facciamo soprattutto provando a dare una definizione che io do nel mio libro Vita da Street Photographer e facendo ricorso poi ad un commento che è stato fatto da un fotografo che io stimo molto per il suo impegno appunto nella street photography, che è Francesco Nola. Recentemente io ho postato una serie di fotografie che si chiamano Tramonto sul Tamigi di Londra quando siamo stati recentemente e Francesco ha fatto un commento. Ora ovviamente Francesco è attento a quelli che sono i perimetri della street photography. Io ho risposto al commento, mi faceva piacere rispondere con un video più articolato e quindi motivando una serie di cose che io ho detto, e quindi questo è il contenuto specifico nel quale io rispondo a questo tema. Street photography, confini della street photography. Allora, per fare questo io vado a prendere il post in questione e quindi indosso i miei occhiali, vado sul mio Facebook e quindi voi mi seguite da quest'altro lato, eccolo qua. Questa è la serie di fotografie in questione, Tramonto sul Tamigi, le apriamo un secondo, quindi questa dove ho giocato su questa griglia forata per mettere in qualche maniera in evidenza il soggetto, questa dove non gioco sullo sfocato ma gioco invece su questo contrasto, è un alto contrasto che ho generato e questa è la stessa tecnica dove però si vede in questo rapporto tra l'individuo e l'ambiente St. Paul Cathedral che è alle spalle, questa che sono due persone al Tate Modern che erano poi su questo finestrone e questa dove sempre al Tate Modern c'è questa geometria che mi fa impazzire di questo tra virgolette lampadario, ma è un'installazione artistica vera e propria, con questi due soggetti che hanno due pose differenti, dove il movimento del soggetto fa riflettere anche il movimento e postura fanno riflettere su che cosa sta succedendo. Ovviamente non ve lo risolvo, però Francesco Nola fa una domanda assolutamente non banale e dice: volevo farti una domanda, secondo te questo genere di street con contrasti a volte estremi può definirsi tale? Secondo te una foto di street può e o deve raccontare qualcosa? E io rispondo: ciao Francesco, diciamo che a me poco interessa in quali generi possa rientrare, credo che sia il mio linguaggio, per me potrebbe essere classificata anche nella macrofotografia, è uguale, secondo me in tutti i casi è il genere più prossimo. E poi dico a Francesco: ciao, ci farò un video su questo argomento, grazie mille. Video che ovviamente è questo, quindi io ritorno da quest'altro lato. E ci tengo a questo punto a leggere la definizione che a pagina 48 del mio libro, voi lo conoscete perché chi mi segue da un po' di tempo lo sa, Vita da Street Photographer, eccolo qua, Vita da Street Photographer, proviamo a vedere io cosa dico a pagina 48 e dico: la street photography è un genere non genere, o meglio, include tanti generi fotografici, reportage, portrait, urban. Il racconto della società e del modo di vivere è prevalente. Lo street photographer rende straordinario l'ordinario urbano, un racconto contemporaneo complesso per tecnica e approccio. Coerenza e emozionalità sono gli aspetti che caratterizzano la buona street photography. Allora, quindi si presuppone che esista un racconto di quello che uno street photographer vede. E si presuppone soprattutto un aspetto, che è quello di rendere straordinario l'ordinario. È ovvio che rendere straordinario l'ordinario è probabilmente uno degli aspetti più complessi, perché lo possiamo fare con contenuti,
e quindi avendo un tema e un contenuto, e lo possiamo fare con una variabile estetica. Ma sempre si deve presupporre che esista il concetto di racconto. Allora, sempre partendo da questa, che secondo me è una definizione valida, perché non è fatta di canoni, cioè non è fatta di regole rigide, ma dà ampio spazio a quella che è poi la nostra libertà di espressione, quindi la possibilità di poter utilizzare il nostro linguaggio per raccontare quello che vogliamo, senza essere incastrati. Sicuramente uno dei modi migliori per comprendere questo non è attraverso le mie fotografie, ma è attraverso le fotografie delle persone che sono venute con me a Londra velata. E allora, per fare questo, io rindosso i miei occhiali, vado sul gruppo che ho creato per Londra velata e vi voglio far vedere qualche fotografia. Ora, premetto che io sono andato a Londra con dei fotografi che stimo molto dal punto di vista artistico e barra umano, cioè allo stesso modo. Sono fotografi che interpretano quello che loro vedono e che provano a rappresentarlo in una maniera che è personale. Hanno fatto e continuano a fare una loro ricerca visiva, quindi era l'ambiente migliore, una città fantastica che poteva essere scoperta in qualche maniera tutti quanti insieme. Ognuno ha preso la propria strada nei singoli spot nei quali siamo andati, perché effettivamente tutti quanti esperti, altrimenti li avrei affiancati, e ognuno poi ha realizzato i propri lavori che un po' alla volta sta postando sul gruppo di Londra velata. Andatevelo a vedere, perché può essere anche simpatico per vedere altri aspetti. Ok, il primo secondo me molto significativo passo al desktop è questo. Immagine di Attilio Longhi è quello del metodo Longhi. Ho realizzato un video sui metodi Longhi e poi vediamo alcune sue fotografie interessanti, ed è questo, dove sicuramente è confuso. Io vedo poco, ma la intuisco. Vedo tra le altre cose la giacca, vedo questo signore che corre e lo vedo in queste strisciate, in questo lungo tempo realizzato. È molto interessante, secondo me è una fotografia dove c'è un contenuto e dove c'è una variabile artistica, e quindi lui ha provato a rendere straordinario l'ordinario urbano e l'ha fatto sicuramente isolando il soggetto e poi utilizzando a proprio favore, a proprio vantaggio, le luci e il movimento della macchina fotografica, che segue in qualche maniera in un panning leggero il soggetto. È una fotografia sicuramente ricercata, cioè non è una fotografia banale. Oppure Alessandro Bianco, lui ama fotografare dividendo in qualche maniera i piani, che realizza questa fotografia che secondo me è molto interessante, perché potremmo dire è iconica, no? È una fotografia che ha al suo interno sia una scritta che ci fa capire dove siamo, ci fa comprendere che siamo su un basso, ci fa comprendere la doppia vita, quella di sotto del signore che lavora e sopra delle persone che hanno una loro vita in movimento in questo momento. Ma così tante altre, io devo dire, ecco, per esempio sempre Alessandro Bianco, una fotografia differente da quella di prima, ma Alessandro ama giocare su una differenza per piani. E quindi qui abbiamo impatti cromatici che in questo caso hanno senso, questa fotografia in bianco e nero si perderebbe molto, prospettive e geometrie dell'angolo, divisioni ancora di più, e quindi è un punto di ripresa, io devo dire, anche in questo caso ricercato, perché è più basso rispetto alla strada, perché utilizza il passamano esterno come delimitazione di un'area, e quindi in questo ottimo occhio. Poi questa è una delle mie, della serie che ho realizzato, che si chiama Bus. Così voglio prendere anche altra fotografia di Attilio Longhi, anche questa clamorosa, perché l'occhio è indubbio che si ferma poi su questo gioco di gambe che è il vero protagonista di questa fotografia, e i corpi che si vedono o non vedono. Attilio, quando dico che è bravo, che è un ottimo fotografo di strada, capace anche di realizzare cose del genere, qui forse avrei usato una post-produzione in grado di esaltare di più il bianco, avrebbe dato un volume probabilmente differente. Ma
fotografia assolutamente spontanea in metropolitana, la signora era lì, veramente io la inserirei in una serie che si chiama The Queen, che stando poi in Inghilterra è estremamente pertinente, è fantastica. Anche bello questo lembo che dà questa spontaneità, ma sembra una fotografia pubblicitaria a tutti gli effetti poi di questo, di questa serie di orecchini. Lei è veramente magica. Così anche altri partecipanti, sempre Attilio Longhi, Cold, oppure ecco Lorenzo Savoini, che realizza sempre in controluce questo. Allora, ora torno, posso tornare da voi, questa è una manifestazione che abbiamo trovato poi sempre a Piccadilly Circus, quindi che è uno degli spot che abbiamo utilizzato, poi sono le mie, ce n'era una molto interessante di, ok, anche questa fatta tutta quanta di geometrie. Allora, io ritorno in qualche maniera da voi, ok, e faccio questa riflessione. Ora non perché loro abbiano realizzato queste fotografie o perché io realizzi fotografie, la cosa importante nella street photography è non avere limitazioni e rendere straordinario l'ordinario urbano. In questa cosa non vuol dire che noi dobbiamo per forza avere ombre aperte oppure personaggi in vista, perché tanto noi o non li facciamo vedere perché sono in controluce o li vediamo, comunque sono persone che in qualche maniera noi non conosciamo, quindi non raccontano la storia specifica che stavano attraversando quei luoghi, quelle persone che noi conosciamo, sono sconosciuti, che sono inseriti in un contesto urbano. Ora è ovvio che dal mio punto di vista il rapporto che passa fra l'individuo e l'ambiente, rapporto proprio in senso geometrico, quindi quanto quell'individuo sia presente nell'ambiente, quanta sia la prevalenza dell'ambiente, del racconto dell'ambiente rispetto all'individuo, sono il gioco che io per esempio realizzo nella mia fotografia. Provo sempre a variare il contenuto, il rapporto tra l'ambiente e l'individuo, e mi sforzo sempre di parlare di un individuo, perché è la mia fotografia, io non parlo delle relazioni, ci sono altri fotografi che parlano delle relazioni, però è centrato sicuramente sul racconto, che è l'elemento fondamentale, non può mai mancare. Io preferisco avere una modalità espressiva coerente, perché penso che la coerenza sia quello che poi porta a un'affermazione di un proprio stile, di una propria identità visiva, e che quindi poi ci sia una riconoscibilità da parte degli altri fotografi o comunque del pubblico che può osservare le fotografie. Quindi provo ad una coerenza di contenuto, di stile, di estetica e di ovviamente tema, perché io parlo dei racconti urbani e quello è il mio focus. Così anche gli street photographer bravi, che in qualche maniera io ho avuto modo di conoscere nella vita o che quantomeno ho studiato attraverso i loro lavori e i loro libri. Quindi assolutamente rilevante il racconto, assolutamente fuggire da una cosa che è estremamente pericolosa: fare riferimento alla definizione. Se una fotografia ha una qualità, non è importante andare ad incasellare in un genere, non è quello che la identifica. La identificano altri aspetti, cioè, come vale a dire, perché devo per forza far inserire una fotografia nella street photography? Per me la cosa importante è esprimermi quello che vedo quando sono in giro per la città. Poi può essere un ritratto, può essere più urban, più street, può essere street contemporanea, è un po' meno importante. E in questo io devo dire, la mia definizione la trovo pertinente rispetto a quella che è la mia idea. Inutile dirvi che per me è fondamentale a questo punto conoscere invece il vostro pensiero, perché solamente al confronto noi possiamo evolverci come comunità. Quindi molto molto piacere se voi mi dite il vostro punto di vista su questo aspetto. Ragazzi, sempre un saluto alle vostre famiglie che vi sopportano quando fotografate e quando non fotografate, e mi auguro di vedervi quanto prima. Ovviamente quella che vi ho letto è solamente uno stralcio di pagina 48, ma sono 220 pagine dell'esperienza da street photographer, quindi
mi fa piacere se in qualche maniera prendete in considerazione, soprattutto per Natale, di leggere il mio libro. Ragazzi, io non so cosa dirvi oltre questo, e allora sarà un piacere vedervi prossimamente. Settimana buona questa, quindi ci vedremo più spesso. A prestissimo.